Buongiorno a tutti. Allora, oggi, buongiorno, buonanotte, buonasera, dipende dal momento in cui guardate questo video. Oggi, vi faccio, appunto un piccolo video in cui vi parlo di, una, piccola scoperta, una scoperta molto molto carina che ho fatto da Lidl. Lidl ha una marca di prodotti che si chiama BioTrend, che sono biologici, ecologici, ecco, c'è tutta una serie di, accortezze o accorgimenti, perché mi hanno corretto su questa cosa, vabbè, che hanno nel processo produttivo e quindi insomma fa sì che siano proprio dei bei prodottini. In particolare però io vi vorrei parlare di questo latte di soia, cioè il latte di soia appunto BioTrend, vedete ce ne ho due tipi diversi, soia drink, questo è quello al naturale. E questo è quello al cioccolato, c'è anche il latte alla vaniglia. Cosa ha di particolare, soprattutto che mi ha colpito questo latte, che è economicissimo, cioè io non ho mai trovato un latte di soia così economico. Costa 99 centesimi per un litro. Io credo sinceramente che questa sia proprio la conseguenza del fatto che, avendo consumatori sempre più attenti e ci sia sempre più gente che consuma latte di origine vegetale, quindi latte di soia perché è quello diciamo più famoso, alla fine, avendo più richiesta, si riescono a fare prodotti più economici. Io mi ricordo quando iniziai a usare latte di soia, vi parlo oramai di più di 10 anni fa, sì, 12-13 anni fa più o meno iniziai a bere latte di soia, mi ricordo che era carissimo, cioè tipo il mezzo litro costava, il mezzo litro, ma forse sì, costava anche sui 2 euro e qualcosa, 2 euro e 50, cioè proprio una roba assurda. E niente, quindi cioè, quando l'ho visto sono rimasta così. Poi ho controllato, ho visto che aveva anche un po' di certificazioni, ho detto caspita. Praticamente sono andata a fare un po' di ricerche. Allora, BioTrend è una marca che diciamo, fa dei prodotti nel rispetto del regolamento CE, quindi della Comunità Europea, sull'agricoltura biologica. Ha una gestione ecologica e appunto una coltivazione biologica, quindi già è ottimo. In più c'è appunto il certificato biologico ICEA. Sono andata a cercare questo, c'è scritto proprio che è autorizzato dal MIPAAF e il MIPAAF è il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. E per quanto riguarda il certificato biologico, significa che è, diciamo, c'è la rintracciabilità delle materie prime, quindi insomma sembra essere abbastanza accurato, ecco. L'unica cosa che qui non c'è scritta è che diciamo, forse non so, mi sto facendo una para io, però non c'è scritto se la soia è geneticamente modificata, perché cioè, mi viene un dubbio, no? Per quanto io coltivi biologicamente, posso prendere dei semi che sono stati geneticamente modificati, quindi vabbè. Però, insomma, per 99 centesimi non possiamo avere l'universo, io credo, ecco. Detto ciò, gli ingredienti sono molto, cioè mi piace perché non hanno una lista di ingredienti lunghissima. Questo qui è il naturale, chiaramente ha pochissima roba, cioè c'è solo l'acqua, la soia e il sale. Basta. E vabbè, c'è scritto può contenere tracce di frutta a guscio, ma insomma. Invece questo al cioccolato ha acqua, zucchero di canna, soia, cacao e poi come stabilizzante c'è la carrageenina e il sale marino. Insomma, io adesso non so che cosa sia questa carrageenina, ecco, però già avendo una lista degli ingredienti così corta è una buona, diciamo, è un buon indizio, ecco. Vi ho detto, c'è anche quello alla vaniglia, io non ce l'ho qui, l'ho comperato, l'ho provato e stranamente non ho molto gradito. In realtà ho notato che quando si tratta di vaniglia nella soia non trovo proprio un compromesso che mi piaccia molto. Perché vi spiego, quello al cioccolato, il latte al cioccolato è buonissimo,
è proprio denso, è fantastico. Quello al naturale non ha un sapore schifoso, ma non è neanche da dir così buono, però a me piace perché tanto io poi ci metto un pochettino di miele o un pochettino di stevia, insomma, a me va benissimo e mi piace perché lo uso anche per cucinare. Quello alla vaniglia non ha un gran sapore di per sé, non posso usarlo per cucinare, ad esempio se faccio per dire, non so, le scaloppine, non gli posso mettere latte di soia alla vaniglia, cioè diventa un po' troppo sforzato, diciamo, se faccio il purè, per dire. E quindi di base io tendo sempre ad acquistare più quello naturale perché lo riesco a usare sia per il dolce che per il salato. Però ero curiosa di sentire quello al cioccolato pure ed è ottimo, cioè vi dico che quello al cioccolato è assolutamente paragonabile al latte di soia della Provamel, che ve ne parlai, quello mi piaceva anche alla vaniglia. Latte di soia della Provamel che per un litro costa sui 3 euro, 2,90 euro, quindi insomma c'è un risparmio proprio molto notevole, decisamente. Io ho finito, detto ciò, vi saluto e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao ciao!